veramente un'opera attesa da anni in una zona viabilisticamente complessa, compone un quadro importante di carattere infrastrutturale che cambierà radicalmente la modalità di spostarsi nella zona nord di Torino e certamente fluidificherà il traffico, ma soprattutto è un'opera connessa alla grande operazione di connessione ferroviaria dell'aeroporto di Caselle con la ferrovia di Torino Porta Susa, che è davvero una rivoluzione, sarà una rivoluzione importante che avverrà nei prossimi mesi. Cosa significa quest'opera? Quanto è importante per la città di Torino? È importante molto per la nostra città, riapre un pezzo importante della viabilità dopo tantissimi anni di cantiere che è esistito su questa zona, che ha patito molto, però oggi ci siamo, ha avuto qualche rallentamento, però oggi siamo pronti per riaprire. Assessora, ci sono tantissimi residenti che sono affacciati ai balconi a guardare questa inaugurazione, cosa diciamo a loro? Diciamo che hanno pazientato tanto, io li ringrazio personalmente uno ad uno, oggi riapriamo la viabilità con qualche ritardo dovuto ai motivi che sappiamo, però oggi è un gran giorno e possiamo festeggiare. Innanzitutto una grande opera, le grandi opere sono sviluppo, sono fluidificazione del traffico e quindi comodità per i cittadini, un costo importante, oltre 200 milioni di euro, un po' lungo nei tempi ma sicuramente meno di altri, per cui oggi siamo contenti di inaugurare, credo che questa opera consentirà a questa zona di riacquisire un po' di scioltezza, un po' di tranquillità rispetto al traffico e al sovrappasso che c'era prima, per cui siamo assolutamente contenti e bene questa inaugurazione. Li ringrazio della pazienza che hanno avuto, perché è stato un cantiere davvero complicato, molto lungo, con un sacco di problematiche di carattere tecnico. Non è mai facile scavare gallerie nella città, non lo è stato anche in questo caso. Sono certo che non solo i residenti lo apprezzeranno, ma lo apprezzeranno tutti i torinesi che da questo sottopasso potranno davvero passare nei prossimi anni. Ma rappresenta un momento importante intanto perché inauguriamo un'opera e in Italia non è mai banale, è un'opera complicata anche dal punto di vista realizzativo, che è solo un pezzo. Oggi apriamo la parte viabile, quella legata al traffico veicolare, ma l'obiettivo più importante ancora è per noi traguardabile nel giro di pochi mesi, è quello di aprire il passante ferroviario che collega Caselle con il centro di Torino, con l'alta velocità. Siamo anche qui al traguardo, poi ci saranno i collaudi. La fine dei lavori nei prossimi mesi, il collaudo nei mesi successivi. Abbiamo ottenuto 20 milioni di euro in più da un bando europeo come amministrazione regionale appena insediata, con il bando CEF, che ci consentono di banalizzare i binari. È un'opera tecnologica che consente di viaggiare i binari sia in andata che in ritorno su entrambi i binari, quindi di mitigare le perturbazioni, di mitigare i disservizi e di velocizzare la tratta. Questo ci ha prolungato un po' il cantiere, che verrà sostanzialmente concluso nell'estate del 2023. I treni, l'infrastruttura sarà interconnessa per l'autunno 2023. Ancora dell'idea dei poteri speciali al sindaco per le grandi opere, ne aveva parlato in ottica PNRR, ma può essere ovviamente estendibile anche a queste opere qui. Sicuramente il nostro codice degli appalti ha moltissimi problemi per quanto riguarda la questione delle procedure. Io credo che non sia un tabù pensare che su grandi opere importanti vi possano essere meccanismi di commissariamento, esattamente come è stato fatto per il Ponte Morandi a Genova. Se noi non avessimo avuto un commissario con pieni poteri, noi oggi non avremmo certamente la possibilità di percorrere il nuovo Ponte Morandi, e questo è un fatto al di là delle opinioni. Ovviamente non si può estendere il discorso su tutte le opere, ma certamente su quelle più importanti io penso sia in qualche modo giusto porre al governo il problema, che è quello di permettere alle amministrazioni di arrivare alla fine dei cantieri da quando sono immaginati, progettati e poi deliberati.